Abbiamo un altro ospite che è solitamente maleducato, perché come non vuole essere... Come è George Clooney! È vero! Pepe! 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 Eccolo! Benvenuto Pepe Iodice! Grazie, ciao Ivan. Perché l'hai scansato? Cioè, non è carino, però. No. Ho sempre un po' di diffidenza iniziale, poi me la fastidio che mi guarda su guarda. Se lei mira. E mire caccia sotto che si no, cosa si mette la mano? Cioè, tanto. No, allora, io così lascio spazio alla discussione. No. Vale, ma perché l'indicizio? Ma io ti stai sentendo malissimo, veramente, esteticamente. No, era il raggio, perciò non me era Cifuni, ma la davano a pigliare, ma quando scende da casa, dove era? Ma era in radio, no, beh, non ero accorto. E che le ha fatto, radio, Gianluca? Tu sali senza uscire mai! Ma, allora, io... Sì, ma hai salutato solo di là. E cominciare, no, tu mi hai visto, Marco, ti ho salutato tre botte, una zallanutaggine enorme. Volevo dire che, dottor Cucciolo, buonasera, io devo dire che forse sta cominciando la rimonta, io da tifoso la vedo così, mi ero sentito malissimo giovedì in Svizzera, è stata una cosa bruttissima, cioè squadra debole, vabbè, si poteva prevedere che uno va a Berna, un latte in dentro, è una cosa normale. Però voglio dire, veramente brutta la situazione, io non so, Gifuni poi ci informerà, il fatto che hanno lasciato a Higuain a per la verità, io so però un'altra cosa, che è Higuain che non volevo tornare a giocare, ma non, infatti ci hanno detto, Gonzalo sta battendo un pullman, figlia metropolitana, non ci sarà problema, è vero, no? Allora, però... E poi la cosa mi sembrava, ieri io no, a me la maledizione dopo 28 secondi il gol di Alfredson. Che hai pensato? No, anche questo prevedibile secondo me. Non ma la Roma era all'Islanda e non male con la Frida. Cioè, se era l'africano era un gol giù a camera, ma chi se era un gol congelato subito e ci ha messo in fiocca. Però insomma si stanno riprendendo Higuain, Amsic, finalmente ha messo una scopa, teneva solo in capo, invece adesso finalmente Marek, bentornato! Ma a Napoli siamo così, mo Amsic è nato di buono, prima era un pulp, fatto a Porta Capuano si era raputo. O Luciano faceva o brother Amsic, cioè era una cosa indegna. E però insomma si va avanti, hai visto il primo tempo, io non ho mai visto, tu sei un esperto, ma tanto forcing da squadra che attacca così tanto. Cioè, ma Rafael, ha pigliato che il gol, quindi si sentiva soddisfatta, l'aveva preso e aveva. No, che il suo duello su e l'ha fatta, cioè, è fatta pure e mezzo per stasera, quindi era tranquillo. No, però complimenti, perché anche ieri subito, se lo dopo che è medico piglio subito, si sta sgombro, fammelo pigliare subito, l'ha preso, proprio senza fare niente, tanto che ha chiesto all'arbitro, un rush fra il killer e punizione, mi faccia a barba, senza fare niente. La genialata, la svolta della partita è venuta nel secondo tempo, perché ci siamo Raffaello per tutta parte, Raffaello a qua, Raffaello a porta là, qui è stato San Raffaello, quindi era giusto, e insomma, veramente è stato San Raffaello, quindi era giusto festeggiarli così, e Benitez ha convinto a Mandolini, da ripresa, ha detto, morò Raffaello 2, tronco mio, il si è convinto che era un babasone, San Bocco, tutte cose, ha pigliato 6 palloni, un Raffaello rosso, che speriamo che non torna mai più, ecco, e l'ultima cosa proprio riguardo l'Emiro, io so che De Laurentiis ieri non era allo stadio perché si deve incontrare con lui in settimana, serviva un traduttore, io so che è stato scelto Insigne. No, veramente, Insigne, no, la verità, sono scelto Insigne, pure i figli hanno detto, papà, che lui è una frat, ma come fai a parlare con chi? No, la verità, no, lui a un certo punto ha detto, no, ma la ricchissa, per me l'italiano è arabo, e quindi... Pepe Iodice! Pepe! Grande Pepe! Non possiamo ancora chiamare le paroline, andiamo a salutare tutti i nostri sponsor!